Welcome in Italy. È iniziata bene con un sole bellissimo sul Mediterraneo. Abbiamo subito avvistato un gommone, c'erano circa 120 persone, identico a quello che avevamo visto ieri, invece, che era stato capovolto e che purtroppo aveva soltanto 19 sopravvissuti e il resto tutti dispersi, alcuni addirittura che galleggiavano in mare. Oggi invece il raccolto, per così dire, è stato davvero positivo. Purtroppo una donna era nel fondo del gommone, era morta, ma tutti gli altri, vedete, sono assolutamente stanno bene. Sono tutti africani del Mali, del Niger, Guinea. Vedete, questi sono gli uomini, circa una novantina, tra i quali ci sono anche dei minori. Poi lì ci sono una ventina di donne e poi ci sono in fondo i bambini. Oggi è un momento di relax e qui le cose sono organizzate davvero, davvero molto bene. Save the Children sta facendo un lavoro peculiare, davvero capillare, sensibile non soltanto al momento del salvataggio, ma anche poi alla gestione dello stress immediatamente dopo, perché ovviamente questa è gente che è passata attraverso di tutto, soprattutto nelle ultime ore. Lei è una rappresentante di Save the Children. Come è andata oggi? Mi sembra veramente bene rispetto a quanto poteva invece andare, no? Assolutamente, sì. Abbiamo visto questo barchetto proprio nell'orizzonte. Quando ci siamo avvicinati abbiamo visto un gommone pieno di persone, alcuni molto stressate, però sono state portate qui a bordo molto facilmente. È un'organizzazione molto efficiente qui a bordo e ora i bimbi e le mamme e i casi vulnerabili sono nella cura del nostro team di esperti. Devo dire, sì, davvero, Save the Children sta facendo un lavoro bellissimo, ormai è da settembre che stanno perlustrando questa parte del Mediterraneo, cercando di avvistare e poi salvare, cercando soprattutto di gestire il momento immediatamente dopo il salvataggio e poi lo sbarco in Italia. Abbiamo visto veramente lavorare tutti molto bene, dal comandante, dall'equipaggio, la sicurezza, rappresentanti di Save the Children. Veramente, se questo è un mondo come dovrebbe essere così. Peccato che probabilmente non dovrebbe essere così, perché non ci dovrebbero essere queste persone in mezzo al mare. Il mare è fatto per navigare, per fare il bagno, non per morire o per attraversarlo in queste condizioni.